Grazie. Grazie e buona sudata a tutti. Per cogliere il significato rivoluzionario di questo classico, Il Saggiatore, è necessario ricostruire almeno nelle grandi linee il contesto dal quale nacque. Nel 1618 comparvero sui cieli europei in rapida successione tre comete, l'ultima delle quali particolarmente visibile. Come voi sapete, fin dal mondo antico le comete erano considerati segni premonitori di avvenimenti imminenti, generalmente negativi o catastrofici, ma in ogni caso epocali. Si pensava, come dico, che annunciassero eventi sciagurati oppure comunque eventi importanti. Basterebbe pensare alle raffigurazioni così diffuse di eventi legati all'apparizione di comete, tra i quali, lo vedete in questo affresco di Giotto ad Assisi, il viaggio dei Re Magi per recare omaggio al appena nato Cristo, quindi la cometa segno di un evento epocale. Non sorprende dunque, essendo questa la cultura delle comete diffusa, che le tre comete, fenomeno rarissimo in un anno soltanto, suscitassero angosciosi interrogativi e timori. A molti parvero l'annuncio infausto di quella drammatica guerra dei trent'anni che proprio nel 1618 cominciava ad insanguinare l'Europa. Si trattava di un momento difficile, il 1618, non solo per l'Europa e per la guerra, ma anche per Galileo. Erano trascorsi appena due anni dall'emissione da parte della Chiesa romana di un decreto che proibiva di tenere e insegnare la dottrina copernicana, quella dottrina alla quale Galileo aveva aderito precocemente, rafforzandosi nel suo convincimento dopo che le osservazioni telescopiche del cielo gli avevano mostrato tantissime novità incompatibili con le idee tradizionali e quelle novità che aveva annunciato nel Sidereus Nuncius nel 1610. Era logico che tutti gli esperti si aspettassero, davanti a un fenomeno così singolare come le tre comete, di conoscere l'opinione di Galileo. Ma Galileo si sottrasse inizialmente perché temeva che la recente proibizione del copernicanesimo potesse rendere pericolosa una sua presa di posizione. Ma le sue esitazioni caddero dopo la pubblicazione all'inizio del 1619 da parte di un gesuita, Orazio Grassi, matematico tutt'altro che banale, di un testo, De Tribus Cometis, delle tre comete, evidentemente quelle del 18, nel quale veniva, sia pure senza esporre il nome dell'autore, avanzata l'interpretazione di questo fenomeno, l'interpretazione ufficiale da parte della Compagnia di Gesù. Secondo l'autore, anonimo, noi sappiamo che era Orazio Grassi, di questo libro, la cometa era un corpo che attraversava gli spazi celesti in alto tra il cielo della Luna e il Sole, descrivendo un'ampia orbita circolare. Era un'interpretazione che Galileo giudicava estremamente pericolosa, perché Grassi sottolineava come quella interpretazione del moto della cometa e della posizione della cometa in cielo che lui avanzava demoliva l'ipotesi copernicana, era impossibile da spiegare. Si spiegava invece perfettamente se si assumeva come vero il sistema di Tycho Brahe. Tycho Brahe, astronomo danese celeberrimo, aveva dato vita a un'interpretazione della struttura fisica dell'universo che era un compromesso tra la tradizione geocentrica Aristotele-Tolomeo e quella copernicana eliocentrica. Vi faccio vedere, se partono, in confronto le differenze che dinamicamente si osservano tra la struttura copernicana, che vedete sulla vostra sinistra, la Terra è al centro e tutti i corpi le ruotano intorno in orbite circolari, a sinistra il sistema di Tycho Brahe, il quale mantiene la Terra immobile al centro dell'universo, fa girare il Sole intorno alla Terra e intorno al Sole girano tutti gli altri pianeti.
Tycho era il sistema di Tycho Brahe era percepito da Galileo come più pericoloso di quello di Tolomeo. Quello di Tolomeo lo aveva demolito, quello di Tycho Brahe rendeva possibili i fenomeni che il cannocchiale aveva mostrato insieme. Le ragioni di prudenza suggerite dalla proibizione del copernicanesimo di 2 anni prima suggerirono a Galileo di rispondere al padre Grassi usando un espediente. La risposta sarebbe stata pubblicata sotto il nome di un discepolo fiorentino di Galileo, si chiamava Mario Guiducci, senza alcun riferimento alla partecipazione di Galileo. Questa pubblicazione uscì nel giugno del 19 con il titolo di Discorso delle comete. Il discorso in realtà era per intero opera della penna di Galileo e conteneva una recensione severissima del testo del padre Grassi, il quale si era rivolto a Galileo e ai suoi seguaci usando toni fortemente polemici ma non offensivi. In quel testo, firmato da un suo discepolo, ma ripeto, scritto interamente, quasi interamente da Galileo, Galileo presentava la propria concezione delle comete. Le comete sono le riflessioni dei raggi solari che impattano sui fumi, le esalazioni e i vapori emessi dalla Terra saliti in alta quota tra il cielo della Luna e il cielo del Sole. Quindi, secondo questa interpretazione, le comete sono semplicemente effetti ottici illusori, non esistono realmente, non sono corpi celesti in carne ed ossa e quindi, secondo Galileo, non aveva alcun fondamento la pretesa di padre Grassi di definirne il movimento e l'orbita e quindi cadeva automaticamente l'obiezione del padre Grassi contro il sistema copernicano fondata sull'osservazione delle comete e che naturalmente rimandava, come vi ho detto, a Tycho Brahe e al suo sistema. Il padre Grassi e i gesuiti sapevano perfettamente che l'autore del discorso era Galileo, non Guiducci, e fecero subito sapere agli amici romani di Galileo che avrebbero risposto per le rime. La replica del padre Grassi, sempre anonima, uscì nel 1619. Non era questa volta anonima, mi correggo, ma era firmata con uno stratagemma simile a quello usato da Galileo, che non aveva messo il proprio nome sul frontespizio del discorso. Grassi ricorse a un nome finto, Lotario Sarzi Sigensano, un anagramma trasparente perché era l'anagramma del suo nome, Orazio Grassi Savonese. Quindi era al tempo stesso nascosto e trasparente il vero autore. E inoltre nel testo del padre Grassi l'autore si dichiarava continuamente, il Sarsi, il finto autore, si dichiarava continuamente discepolo del padre Sarsi. In quel testo veniva denunciato il sospetto che l'autore del discorso, e si simulava che fosse Galileo naturalmente, manifestava una forte inclinazione verso l'opinione copernicana, cioè verso un'opinione che la Chiesa aveva 2 anni prima severamente condannato. Era un'insinuazione pesante che poteva portare a conseguenze gravi. Per questa ragione Galileo fu costretto a riflettere se fosse opportuno di nuovo rispondere, soprattutto personalmente, mettendoci la propria faccia al padre Grassi. E d'altra parte il tacere sarebbe stato interpretato come la missione di una sconfitta, come l'aver preso atto che aveva ragione il suo interlocutore. Concluse, insieme ai suoi amici romani che rappresentavano i suoi interessi nel centro di potere dell'Italia di allora, concluse che era necessario attendere un'occasione propizia per rispondere. L'impazienza di Galileo fu finalmente soddisfatta molti anni più tardi, ben 4, quando nel 1623 fu eletto pontefice con il nome di Urbano VIII Maffeo Barberini, il cardinale Maffeo Barberini, fiorentino, amicissimo ed estimatore di Galileo, il quale fu subito suggerito di recarsi a Roma per fare omaggio al nuovo pontefice, dal quale fu ricevuto ben 6 volte nel giro di 2 settimane, ricevendone attestati di stima e di considerazione altissimi.
Al tempo stesso i suoi amici romani, dopo che era rientrato Galileo a Firenze, gli comunicarono che in discorsi informali il pontefice aveva detto: «Fosse stato per me, non avrei mai proibito Copernico». Erano segnali troppo incoraggianti per non raccoglierli e per non pensare che era arrivato il momento per scoprire le carte, per rispondere al padre Grassi. Galileo, in una sua lettera in cui dichiara che è giunto il momento, parlerà di una mirabile congiuntura. Proprio questa è l'espressione di Galileo, mirabile congiuntura. Consentitemi di ricordare che ricordava un linguaggio tecnico. Noi abbiamo perso il significato di congiuntura. In termine astronomico e astrologico indica il contrario dell'opposizione tra i pianeti, la congiunzione tra i pianeti, e naturalmente viene normalmente nella tradizione astrologica considerata un segno propizio, un'occasione da non mancare. E quindi su questa base, rapidamente, in poche settimane, diede vita a quello straordinario capolavoro che è Il Saggiatore, pubblicato nell'autunno del 1623. Questo è, mi scuso, era l'anagramma che ho saltato, pensavo fosse già venuto, da Sarsi a Orazio, ed eccoci al Saggiatore, 1623, autunno. Il gesuita, il Sarsi Grassi, il doppio nome naturalmente è legato alle cose che ho detto, aveva intitolato la propria risposta al discorso di Galileo come Libra Astronomica. La Libra era ovviamente la bilancia con la quale l'autore soppesava il peso delle ragioni usate dal Galileo nel suo testo, sostenendo naturalmente che la pesata vincente, quella solida, era la sua, era quella del padre Grassi, dipendente dalle ragioni di Tycho Brahe. D'altra parte, i gesuiti amavano molto l'immagine della bilancia, in molti dei frontespizi delle loro opere in quei decenni compare l'immagine della bilancia. Citerò quel bellissimo frontespizio ornato di un confratello del padre Grassi in un'opera importantissima pubblicata pochi anni dopo, nel quale vedete confrontate la giustizia con la bilancia in mano, la metafora della giustizia, e da una parte e dall'altra il peso dei due sistemi del mondo, quello di Tycho Brahe e quello di Copernico, e naturalmente la pesata vincente per il gesuita Riccioli si chiamava è quella di Tycho Brahe, che manda in terra il sistema di Copernico. È proprio per questa ragione che Galileo usa nel titolo la metafora del saggiatore. Il saggiatore è la bilancia di precisione con la quale gli orafi pesano l'oro, ma lo pesano in termini di gravità comparata per scoprire se è zecchino, cioè se è purissimo, o se è mescolato con altre leghe metalliche, argento o similari. E la metafora naturalmente indicava che, misurata esattamente come con quel tipo di bilancia, le ragioni di Galileo risultavano molto superiori a quelle rozze e inconsistenti del suo interlocutore. Galileo inoltre finse di ignorare chi fosse, lo sapeva benissimo, il vero autore, apostrofandolo sempre con lo pseudonimo di Sarsi con cui si era firmato, e ironizzò pesantemente sul fatto che il suo interlocutore era sceso in campo mascherato. Queste sono frasi di Galileo. L'essersi il Sarsi mascherato gli è di gran pregiudizio, perché alle maschere, quando anco fosser principi, si può tirare le meluzze e i torsoli. Questa è una delle bellissime espressioni, tante che si trovano nel... E naturalmente qui c'è un riferimento al Carnevale di Venezia, le maschere, e Galileo aveva insegnato 20 anni a Padova ed amava moltissimo il Carnevale di Venezia, al quale fa riferimento molte volte. Dirò semplicemente che mi fermerò su pochissime pagine del Saggiatore, ignorando il resto di quest'opera cospicua, nella quale Galileo in realtà avanza una teoria che è stata trascurata quasi sempre perché è falsa, perché è sbagliata, perché è erronea. E Galileo ha fatto un gravissimo errore nella sua interpretazione delle comete come fumi o esalazioni con riflessione dei raggi solari. E per questo è stato un po' messo in un cantuccio questa parte del Saggiatore, perché contenendo un errore non è degno di Galileo, è bene dimenticarlo. In realtà questo errore aveva un grandissimo significato per Galileo, perché gli serviva a demolire l'obiezione contro Copernico di Grassi, che era il vero scopo per cui il Saggiatore era stato scritto. Ma dimentichiamoci questi aspetti e implicazioni cosmologiche
E passiamo alle pagine, poche pagine, che hanno reso universalmente celebre il Saggiatore. Sono le pagine nelle quali Galileo illustra la propria concezione atomistica della materia e delinea una nuova immagine della natura e delle sue leggi attraverso un'analisi raffinata e originalissima dei meccanismi della nostra sensazione del mondo esterno e del rapporto tra i dati della percezione e la realtà degli oggetti naturali. E questi i punti sui quali in pochissime pagine Galileo cambia la scena filosofica in pochissimi atti. Per ricostruire, per capire la novità, bisogna dare un'idea di quella che era lo stato di fatto prima che Galileo scrivesse quelle pagine. Beh, secondo la tradizione aristotelica, che dominava da 2000 anni sulla scena della riflessione filosofica, la natura è composta, la natura sublunare, la natura del nostro mondo terrestre, è composta da quattro elementi: fuoco, aria, acqua e terra, i quali miscelandosi continuamente in infinite fogge danno vita alla varietà delle creature e degli oggetti che osserviamo in natura. Ai quattro elementi si aggiungeva un quinto elemento di sostanza inalterabile, sottilissima, che riempiva gli spazi sopra il cielo della terra, cioè gli spazi celesti. Beh, noi forse non sempre, di nuovo, quando usiamo quintessenza, ricordiamo che il termine quintessenza è il quinto elemento di Aristotele, cioè usiamo un termine dotto che indica la sottigliezza di un oggetto, la quintessenza. E tutto il resto dell'universo, popolato, riempito di questa quintessenza, compresi i corpi celesti che vi si muovevano, al nostro occhio si apparentemente si muovevano, era composto da materia perfetta, inalterabile, che si muoveva lungo circoli perfetti con velocità uniforme, un movimento senza movimento, ripetitivo, ciclico. Dei quattro elementi del cielo terrestre, ripeto, fuoco, aria, acqua, terra, c'erano una distinzione verticale. Due di questi, il fuoco e l'aria, erano per natura leggeri, sottolineo per natura leggeri, non significa meno pesanti per natura leggeri, significa che la leggerezza è una qualità positiva, i corpi sono leggeri. E poi dall'altra parte ci sono i corpi pesanti. Per noi è oggi difficile immaginare questa distinzione, ma tutta la tradizione aristotelica definisce positivamente la leggerezza come una qualità positiva delle cose naturali, mentre gli altri due, questi due leggeri, cioè il fuoco e l'aria, tendevano per natura, proprio perché leggeri, a salire verso la periferia della sfera del cielo terrestre. Gli altri due, l'acqua e la terra, per natura pesanti, tendevano viceversa a scendere verso il centro del mondo. Oltre a questo, ognuno di questi quattro elementi era caratterizzato da qualità intrinseche e inseparabili, cioè non si poteva immaginare la terra senza la durezza, non si poteva immaginare il fuoco senza il calore, non si poteva immaginare l'aria senza la penetrabilità. Inseparabili e intrinseche. E queste qualità venivano oggettivamente, secondo Aristotele, percepite dai nostri apparati sensibili. Io sento il calore perché il calore è in natura, io sento il freddo perché gli oggetti sono freddi, hanno come proprietà intrinseca l'essere freddi. In sostanza, appunto, per Aristotele, gli oggetti hanno calore o freddo, sono duri o impenetrabili, secchi o bagnati e così via. Le qualità appartengono intrinsecamente agli oggetti. Partendo da una visione della natura totalmente opposta a quella aristotelica, che metteva insieme idee che venivano dalla tradizione atomistica, Democrito, Epicuro, Lucrezio, e la visione platonica della creazione del mondo con metodi rigorosamente geometrici, opera di un dio architetto, unendo aspetti significativi di queste due tradizioni, nel Saggiatore Galileo demolisce la teoria e l'immagine della natura che ho rappresentato, tipica della tradizione aristotelica. Il punto di partenza della sua analisi critica era
la demolizione che Galileo operava di una tesi centrale usata dal suo interlocutore, che poi era una tesi di Aristotele. La tesi è che il movimento è causa di calore. Mi verrebbe da dire che qui vedo tutti fermi ma sento un gran calore, e questo è un paradosso contro Aristotele. Quindi, secondo Aristotele, ripreso dal padre Grassi, il movimento di un oggetto genera calore. E portava il padre Grassi dei buffi esempi che Galileo aveva modo in maniera straordinariamente ironica di esorcizzare. Secondo il Grassi, questo fatto che il movimento causa calore viene attestato dall'esperienza. Ne citerò due degli esempi che fa. La prima è che, secondo il padre Grassi, i proiettili scagliati, proiettati fuori dal fuoco della bombarda, fondono prima di arrivare a colpire l'oggetto, proprio perché l'eccessiva velocità li riscalda al punto di farli fondere. Il secondo esempio, ancora più paradossale, sul quale ironizzava pesantemente Galileo, se avessi il tempo bisognerebbe leggere questi pezzi di letteratura straordinaria, era che i babilonesi, andava ancora più indietro, la bombarda è stata inventata alla fine del 400, i babilonesi, per cuocere le uova, le mettevano nella cuffia della fionda e le facevano roteare velocemente, in questo modo cuocevano le uova. Galileo demoliva l'idea che il movimento sia causa di calore, demoliva uno dei pilastri della fisica aristotelica. Il movimento non genera né il calore né alcun'altra qualità, i corpi sono indifferenti al moto e alla quiete. Il movimento non è temporaneo come voleva Aristotele, cioè lo spostamento da un luogo al luogo naturale dell'oggetto quando è stato spostato dal suo luogo naturale per violenza, ma è uno stato permanente rispetto al quale i corpi sono totalmente indifferenti, non acquisiscono né modificano le loro qualità nel muoversi. In realtà Galileo aveva ambizioni molto maggiori, e infatti nel Saggiatore non si limita a confutare la teoria che il calore dipende dal movimento, ma demolisce l'idea caratteristica di tutta la fisica aristotelica che le qualità, tutte le qualità che noi attribuiamo agli oggetti quando li percepiamo, esistano in natura. Era un siluro formidabile alla fisica di Aristotele, colpiva i fondamenti di quella concezione. Galileo affermava infatti che tutte le impressioni generate dalla percezione sensibile sono dei semplici nomi, questi sono i termini che adoperò, sono nomi ai quali non corrisponde niente in natura, sono nostre etichette applicate a percezioni e a sensazioni, ma che non hanno, come voleva Aristotele, un riscontro speculare nelle cose esterne, tolti noi non ci sono più. E riteneva, affermava giustamente con enfasi, che una delle prime operazioni di pulizia mentale che si deve fare se si vuole capire la natura è quella di ristabilire la giusta gerarchia tra i nomi e le cose. Leggo da Galileo: i nomi e gli attributi si devono accomodare all'essenza delle cose e non l'essenza ai nomi, perché prima furono le cose e poi i nomi. Quindi distinzione forte, la fisica di Aristotele è nominalistica, non è una fisica che ci descrive la natura. Rimosso il soggetto, tolto via l'uomo, le qualità che attribuiamo istintivamente agli oggetti esterni scompaiono. In un altro testo straordinario, Galileo formula la teoria della natura puramente soggettiva delle sensazioni, di quelle qualità che oggi noi, guardiamo se qui ho già passato senza chiamarle altre diapositive, vediamo se. Ecco. Questo è il testo nel quale formula la teoria innovativa delle qualità secondarie. Per lo che vo io pensando che questi sapori, odori, colori, eccetera, non siano altro che puri nomi, ma tengano solamente loro residenza nel corpo sensitivo, sicché rimosso l'animale, siano levate ed annichilate tutte queste qualità. Semplicissima affermazione, ma di una serie di conseguenze straordinarie in tutta la storia del pensiero scientifico e filosofico.
Togliere dalla materia tutte le qualità significa affermare anche che la materia è omogenea. Non ci sono quelle distinzioni che noi vediamo tra le cose che percepiamo. La spoglio, la denudo, rimane omogenea la materia. E infatti non esistono più per Galileo i quattro elementi e neppure il quinto, la quintessenza. Le differenze tra i corpi esistono solo in termini di differenze di figura, di differenze di movimenti e di traiettorie. Per il resto la materia è omogenea. La varietà infinita delle cose che osserviamo in natura è tutta composta dalla medesima pasta. Per giunta questa materia non solo è sempre la stessa, quando prescindiamo dal nostro sentire la materia, quando cioè guardiamo la materia in sé, indipendentemente dalla nostra percezione, ma è la stessa sia nel nostro cielo, nel nostro mondo terrestre, sia nel resto degli spazi celesti. Non c'è quella distinzione tra i quattro elementi e il quinto elemento che voleva Aristotele. La materia è identica in tutto l'universo. Altri pilastri della fisica di Aristotele cadevano con queste pagine straordinarie. Non esistono più per Aristotele, ci sono i luoghi naturali, per quanto in sé la terra sta al centro, l'acqua gli si dispone intorno perché è meno pesante, è leggera l'aria che sta sopra, ancora meno leggero il fuoco che sta ancora fuori. Tutto questo non ha senso. I luoghi naturali non esistono. Le posizioni che i corpi occupano sono puramente relative, dipendono dagli urti che subiscono, dalle forze e dalle miscelazioni di vuoti e pieni che si stabiliscono al loro interno. Demoliva naturalmente anche con facilità la tesi che ho illustrato prima della leggerezza positiva. Non esistono corpi leggeri, esistono corpi più o meno pesanti. Introduceva letture relativistiche della natura. Più o meno, più distante o meno distanze, non si può dire se non rispetto a chi, rispetto ad altri corpi. E se io sposto con gli altri corpi, cambiano le relazioni di distanza. La relativizzazione è l'operazione di Galileo rispetto a un mondo, quello di Aristotele, assoluto. I luoghi in cui sta questo bicchiere, se io lo sposto, rimane il luogo di questo bicchiere. Non segue il bicchiere. Il luogo non è determinato dalle relazioni tra i corpi che si muovono, ma è qualcosa che contiene i corpi, uno spazio assoluto, così come assoluto è il tempo. Se la materia è nuda, denudata, come abbiamo visto fa Galileo, che rapporto c'è tra il mondo esterno e ciò che noi proviamo quando entriamo in contatto con i nostri sensi, con il mondo esterno? E in che modo possiamo arrivare a capire cosa c'è di là se le nostre sensazioni ci ingannano, ci danno impressioni che non corrispondono alla vera faccia della natura? Un altro testo fondamentale del saggiatore dà risposta. Questa è la differenza, scusate, ho saltato anche qui l'immagine. La luna che osserva Galileo non è formata come i corpi celesti voleva fossero Aristotele, una sfera celeste perfetta, immodificabile. È la gemella della Terra, valli e monti, irregolare superficie, eccetera. In questo testo straordinario, che tutti penso conoscano, molti di voi conoscono, Galileo risponde a questo interrogativo: cosa c'è al di là di quello che noi percepiamo? Come è fatta la natura davvero? Io dico che ben sento tirarmi dalla necessità, subito che concepisco una materia o sostanza corporea, a concepire insieme che ella è terminata e figurata di questa o di quella figura, che ella è in relazione ad altre, è grande o piccola, che ella è in questo o quel luogo, in questo o quel tempo, che ella si muove o sta ferma, che la tocca o non tocca un altro corpo, che ella è una, poche o molte. Né per veruna immaginazione posso separarla da queste condizioni, non posso pensare alla materia altro che affidandole queste caratteristiche. Ma che ella debba essere bianca o rossa, amara o dolce, sonora o muta, di grato o ingrato odore, non sento farmi forza alla mente di doverla apprendere da cotali condizioni necessariamente accompagnata. Anzi, se i sensi non ci fossero scorta, il discorso o l'immaginazione non varriverebbe già mai.
Questo è un testo dei più noti del Saggiatore, un testo che segna una pietra miliare nella storia della concezione della natura in età moderna. In un altro testo altrettanto noto, Galileo, usando la metafora a lui carissima del libro della natura, dirà che solo oltrepassando i limiti della sensazione l'uomo ha qualche chance di poter arrivare a capire come è fatta la natura. Leggo anche questo testo che è meritevole della vostra attenzione, credo. La filosofia è scritta in questo grandissimo libro, la natura, cioè intende dire, che ci sta aperto innanzi agli occhi, io dico l'universo, ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola. Senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto, il labirinto nel quale si è aggirato Aristotele e si stava aggirando il padre Grassi. Dalla combinazione delle tessere geometriche, i caratteri, i triangoli, i cerchi e le altre figure che costituiscono la struttura elementare del variegato mosaico della natura nasce l'infinita varietà delle cose che la popolano. Esattamente come dalla combinazione, è una metafora di Galileo, dalla combinazione delle lettere dell'alfabeto nasce un'infinita serie di produzioni letterarie, ognuna diversa dall'altra, ed ancora esattamente come dalla combinazione dei colori della tavolozza del pittore nasce la rappresentazione di infiniti paesaggi e raffigurazioni di uomini e di animali. Forse è bene chiarire a questo punto che anche l'esperienza rimane un veicolo fondamentale di apprendimento della natura per Galileo, però in una maniera molto particolare. L'esperienza ha una funzione collaborativa con il lavoro della ragione. Deve confermare quello che la ragione ipotizza osservando e criticamente analizzando i dati dei sensi. Quindi è fondamentale ma subordinata l'esperienza. Tutti voi siete familiari con l'idea che Galileo è il fondatore del padre sperimentale, non c'è una cosa più falsa di questa, cioè è vero che lui sapeva fare, seguire il metodo di ricerca, ma Galileo è un razionalista, è uno che parte dall'idea che il sapere si impara deduttivamente, non induttivamente. Per cogliere dunque la reale struttura della natura, dell'universo, bisogna, è un'altra espressione che usa Galileo, che la ragione faccia violenza ai sensi, molto forte, la ragione deve fare violenza ai sensi. E proprio per questo lui manifesta un'enorme ammirazione nei confronti di Copernico e dei suoi seguaci. Copernico e i suoi seguaci hanno fatto enormi conquiste perché hanno saputo fare violenza ai sensi con la ragione. Non posso, ecco un altro testo straordinario, abbastanza ammirare l'eminenza dell'ingegno di quelli che l'hanno ricevuta e stimata per vera, cioè l'idea che la Terra si muove intorno al Sole e il Sole è al centro dell'universo, ed hanno, con la vivacità dell'intelletto loro, fatto forza tale ai propri sensi ed abbiano possuto antepor quel che il discorso gli dettava a quello che le sensate esperienze gli mostravano apertissimamente in contrario. È lo stesso concetto che Kant ribadirà nella prefazione alla Ragion Pura, alla Critica della Ragion Pura, dove dirà che Galileo ha il merito di aver reso comandante la ragione e soldato l'esperienza, un rapporto gerarchico. La natura quindi è rigorosa, è governata da leggi che non possono essere violate da nessuno, neppure da Dio. Quindi sono gettati nel macero ogni possibile miracolo, la natura non fa sconti, non fa eccezioni. E inviterà in testi altrettanto celebri di quelli che vi ho letto i suoi interlocutori teologi che volevano mettergli il tappo in bocca perché non esprimesse le opinioni che si era formato, inviterà questi suoi interlocutori a non fare confusioni tra le verità morali e le verità fisico-matematiche. Io vorrei pregare, dirà in un altro testo, questi prudentissimi padri che volessero con ogni diligenza considerare la differenza che è tra le dottrine opinabili e le dimostrative, a ciò che si accertassero maggiormente
come non è in potestà dei professori delle scienze dimostrative il mutare l'opinione a voglia loro. Un teorema matematico dà un risultato e nessuna attività censoria mi può convincere che non dà quel risultato. Facciano opportuna, queste sono pagine scritte quando era sotto processo e si capisce benissimo il loro tono. E che gran differenza è tra il comandare a un matematico o a un filosofo e il disporre un mercante o un legista che non con la stessa facilità si possono mutare le conclusioni dimostrate circa le cose di natura e del cielo che le opinioni circa quello che sia lecito o no in un contratto, in un censo, in un cambio. La distinzione fondamentale, le discipline dimostrative non sono negoziabili, non si può immaginare che qualcuno con l'autorità le sopprime. Galileo aveva compiuto un'operazione straordinaria, aveva sostituito alla scienza fondata sui dati della sensibilità diretta, la fisica di Aristotele, la terra immobile, è quello che ci dicono i nostri sensi, vedete del movimento intorno a voi, le qualità sono intrinseche alla materia, i corpi sono caldi, freddi, secchi, asciutti, duri, morbidi, i gravi cadono perché sono pesanti, queste sono le evidenze del senso comune. Sostituiva questa immagine intuitiva, che era poi la fisica di Aristotele, una scienza fondata su principi che ribaltavano le impressioni del senso. La terra si muove con due movimenti vorticosi almeno, anche se a noi pare immobile, anche se i nostri apparati sensibili non lo evidenziano. I corpi sono formati da materia omogenea, eppure ci sembrano l'uno diverso dall'altro. Il calore, il freddo, la durezza non appartengono agli oggetti, ma quando li percepiamo noi sentiamo calore, freddo, durezza, impenetrabilità e così avanti. Era una grande rivoluzione, la sostituzione di una natura percepita a una natura pensata, una razionalizzata, geometrizzata. Come credo sia già emerso, la rivoluzione del saggiatore non modificava solo l'immagine della natura, ma introduceva una profonda revisione anche nei rapporti tra uomo e natura. Togliendo ogni realtà alle sensazioni generate dalle cose attraverso gli organi percettivi, rendeva privi di senso quegli stimoli o quelle impressioni che abbiamo ancora oggi, tutti naturalmente, che le sensazioni esterne generano passioni, delusioni, forme di paura o di speranza, demoliva un modo di rapportare dell'uomo alla natura e metteva naturalmente in questione anche la tradizionale subordinazione della filosofia naturale, quella che oggi chiameremo la fisica, alla teologia e ai testi sacri. Come tutti sapete, teorizzerà che Dio ha scritto due libri quando ha creato il mondo. In un libro, quello dei testi sacri, ha consegnato le verità che vanno seguite se vogliamo salvarsi l'anima. Nell'altro, il libro della natura, ha scritto le leggi fondamentali che consentono all'uomo, che ne ha la capacità perché ragiona matematicamente, di capire com'è fatta la natura. Come dirà in un altro testo celebre, spesso citato, Dio, le scritture, le sacre scritture ci spiegano come si va in cielo, cioè servono a salvare l'anima, come si va in paradiso, non come va il cielo, non come funziona il cielo. La natura obbedisce solo a rigorosi principi matematici, come ho detto neppure Dio può violare le leggi di natura. Dirà in un altro testo molto incisivo, la natura non si burla delle costituzioni dei principi e degli imperatori, si burla, no, non si burla delle costituzioni, ho sbagliato, la natura si burla delle costituzioni dei principi e degli imperatori. Se fosse stato libero di esprimersi, era già dopo il decreto del 1606, avrebbe aggiunto certamente né dei decreti della Chiesa si burla la natura. In un'altra bellissima pagina del Saggiatore, Galileo, riprendendo la metafora del libro, denuncerà coloro come il padre Grassi che pensano di sostituire i libri degli autori celebri come Aristotele allo studio della natura. Parmi, oltre a ciò, di scorgere nel Sarsi ferma credenza che nel filosofare sia necessario appoggiarsi alle opinioni di qualche celebre autore, Aristotele naturalmente. Sicché la mente nostra, quando non si maritasse col discorso d'un altro, ne dovesse in tutto rimanere sterile e infeconda. E forse il Sarsi stima che la filosofia sia un libro o una fantasia d'uomo,
come l'Iliade e l'Orlando Furioso, libri nei quali la meno importante cosa è che quello che vi è scritto sia vero. Testo straordinario anche da un punto di vista letterario. Antimiracolismo, rifiuto dell'illusione edificante di una natura concepita per i bisogni e per i fini dell'uomo, struttura razionale del mondo, trasparente alla comprensione umana, copernicanesimo, teoria relativistica del movimento, concezione atomistica della materia e analisi soggettiva delle sensazioni costituivano una miscela esplosiva che faceva saltare completamente in aria la tradizione dei saperi. Non è dunque sorprendente che il saggiatore abbia richiamato lo sguardo chiuso dei censori. 3 denunce furono inviate al Tribunale dell'Inquisizione subito dopo la pubblicazione del saggiatore. Anonime, come si usava fare, la prima insinuava che dall'opera trasparissero le simpatie copernicane dell'autore, aveva ragione, trasparivano, e quindi denunciava il fatto che veniva disobbedito al decreto che impediva, negli anni precedenti emesso dalla Chiesa, che impediva di tenere in segnale quelle dottrine. Le altre due invece concentravano l'attenzione su un aspetto più sottile e più delicato. Ritenevano che la teoria delle sensazioni che vi ho illustrato, cioè che le qualità primarie appartengono ai sensi, non alla natura, costituisse una minaccia per un dogma fondamentale della fede alla fede cattolica, cioè il mistero dell'Eucarestia, il dogma dell'Eucarestia. Era stato proclamato dogma nel Concilio di Trento pochi decenni prima. Il più importante tra i sacramenti della religione cattolica. Secondo l'interpretazione dogmatica del sacramento, ogni volta, come sapete benissimo, che il sacerdote, estraendo l'ostia dall'ostensorio, la pone nella bocca del fedele porgendogli il vino per deglutirla, secondo la teologia cattolica, in ognuno di quei gli atti si compie un intervento miracoloso, si verifica un miracolo. Grazie a questo miracolo il pane dell'ostia e il vino si trasformano nel corpo e nel sangue di Cristo. Questo è il miracolo dell'Eucarestia. Ma non è finita. Si trasformano nel corpo e nel sangue di Cristo senza che vengano modificate il termine tecnico e le loro specie, cioè le loro qualità. Quindi il pane seguita a avere il colore e l'apparenza del pane, il vino seguita a avere il sapore, il colore e la densità liquida di quel prodotto, anche se è diventato al termine di sostanza corpo e sangue di Cristo. Dove stava il pericolo per questa tesi fondamentale? Se colore, sapore e odore sono percezioni che appartengono solo a noi e non esistono in natura, dove sta il miracolo della trasformazione? Dov'è il miracolo dell'Eucarestia? Nel mantenimento delle qualità, se le qualità sono solo soggettive e non sono obiettive, cioè in natura. Non insisto su questo perché il tempo corre, ma anche il padre Grassi nella sua replica al saggiatore insinuerà questo sospetto. Era molto pericoloso perché Galileo era già stato in qualche modo ufficiosamente condannato come copernicano. Avesse avuto una seconda occasione per essere eccepito nelle sue affermazioni, la condanna sarebbe stata estremamente severa. Le denunce furono per fortuna insabbiate e Galileo pagherà il suo coraggio intellettuale esattamente 10 anni più tardi, non per il dogma dell'Eucarestia, ma per aver ribadito la sua convinzione sulla struttura copernicana dell'universo, vero, nel dialogo sopra i due, questa è la Libra di Grassi, nel dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo pubblicato nel 1632. Andrà sottolineato nel nostro contesto che la condanna del dialogo non era una sentenza sfavorevole solo su un problema tecnico di cosmologia, non era la condanna solo di un principio scientifico, cioè l'idea copernicana. Era la condanna dell'ardimento di Galileo che aveva osato mettere in questione l'idea che l'uomo ha una posizione centrale nella creazione e che la natura è stata costruita unicamente per i suoi fini e a suo pieno servizio. Una natura peraltro nella quale l'ente, questa era la tradizione, l'ente supremo, Dio,
interveniva frequentemente e liberamente per modificarne le leggi in modo da premiare, punire o ammonire gli uomini. La lezione di Galileo da questo punto di vista era molto più minacciosa di quella di Copernico e di Keplero, entrambi copernicani ovviamente, Copernico ovviamente, ma anche Keplero convintissimo sostenitore dell'idea copernicana, ma tutti e due rimasti ancorati all'idea che l'uomo sia la creatura per la quale tutto il mondo è stato creato. L'antropologia centralista rimane viva sia in Copernico che in Keplero, non in Galileo. Galileo compie un'operazione drammaticamente pericolosa, mette forti sospetti che l'uomo sia una delle tante creature di questo mondo e che il mondo non sia stato concepito a proprio servizio, non sia neanche il fine della creazione, come insegnano le tradizioni della nostra religione. Questo è l'aspetto che ha avuto maggiore seguito nei decenni e nei secoli successivi dell'opera che stiamo commentando, con due partiti naturalmente opposti, chi ha apprezzato, approvato, esaltato la lucidità di queste analisi e chi invece le ha esecrate, denunciate, considerate pericolosissime per gli sviluppi successivi della nostra comunità. Dal primo partito, quelli che hanno sostenuto, mi limito a citare le lucidissime analisi di Giacomo Leopardi, soprattutto nello Zibaldone, non soltanto nello Zibaldone, ma soprattutto nelle operette morali. Non so se qualcuno ricorda il dialogo tra Copernico e il Sole, e riflessioni alle quali lui è spinto da questo bisogno di affermazione della dignità dell'uomo, affermazione di una dignità che presuppone la lucida, ferma ricognizione del reale stato dell'uomo nella natura. La natura è ostile, la natura è amica, la natura è insensibile ai bisogni dell'uomo, non è al suo servizio. Riflessioni amare ma lucidissime su una condizione penosa dell'essere umano. Dall'altro partito, invece, autorevoli rappresentanti del pensiero filosofico delle generazioni successive, in particolare durante il secolo scorso, durante il Novecento, sono venuti istituendo un nuovo processo a Galileo, un processo laico questa volta, che comunque si conclude sempre con il fatto che vengono emesse sentenze durissime, severe, sugli esiti negativi che la lezione di Galileo ha prodotto nel mondo moderno. Galileo è il più responsabile di un gruppo di corresponsabili, è più responsabile perché ha iniziato per primo, poi seguito da Cartesio, da Locke, da Hobbes, da Spinoza, quali hanno liberato l'uomo da questa funzione di centralità e di punto di riferimento fisso per tutto l'universo. E proprio per questa sua funzione di iniziatore e pioniere, a lui spetta la massima responsabilità di aver avviato il processo degenerativo che è stato messo in moto dalla scellerata oggettivizzazione della natura e della riduzione della percezione sensibile a semplice fatto soggettivo. Una vera e propria catastrofe del pensiero, come è stata definita, aver separato in sostanza il mondo della natura dal mondo della vita, dal mondo percettivo, dal mondo della sensibilità, aver reso i fatti di natura indifferenti rispetto all'uomo e viceversa l'uomo indifferente rispetto. È stata una stagione che è tutt'altro che conclusa, ancora oggi, forse anche in questo festival sentirete lezioni che seguono, magari senza citare Galileo, questo tipo di valutazione, di crisi o di critica della nascita della scienza moderna. Vale la pena ricordare alcuni degli autori che appartengono a questo partito: Hannah Arendt, Köstler, che paragonò Galileo a un sonnambulo e che esaltò come modello di ricerca scientifica addirittura il cardinal Bellarmino; Habermas e Horkheimer, Horkheimer e Adorno, Valéry, Paul Valéry, Jonas, Leavitt e ancora frange non marginali del pensiero marxista, hanno tutti denunciato il disincanto del mondo, la distruzione del concetto stesso di natura vivente, il disseccamento progressivo dello spirito. Queste sono parole che hanno formulato per giudicare gli effetti negativi del lascito di Galileo questi autori. Heidegger pronuncerà una condanna senza appello, cito: nasce la scienza, con Galileo muore il pensiero.
Non meno drammatica l'affermazione di un altro dei grandi maestri della filosofia del Novecento, Husserl, il quale affermò: Galileo è un genio che insieme scopre e occulta. Scopre la struttura matematica dell'universo, intendeva dire, scopre i nuovi pianeti, scopre le leggi del movimento. Che cos'è che occulta? Occulta il mondo dell'intuizione, il mondo delle passioni, lo fa sparire dallo scenario, rendendo l'uomo una macchina, di cui la degenerazione della tecnologia, la vittoria della tecnologia sulla scienza e sulla ragione, la disumanizzazione della scienza. Quindi per Husserl c'è una, a cominciare da Galileo e con la sua grave responsabilità, è iniziata un processo di drammatica divaricazione tra scienza e filosofia. La scienza sceglie a proprio campo di azione solo i fatti misurabili e oggettivi, ritirandosi dal mondo della vita, dal mondo delle passioni, dal mondo delle sensazioni. Il libro della natura, puramente geometrica e meccanica, sopprime ciò che per l'uomo è insopprimibile, il senso delle cose, l'idea di amarle, rifiutarle, sentirle pericolose o piene di speranza. Di qui la degenerazione tecnicistica del mondo, la separazione tra prassi e pensiero. In sostanza ne è uscito un mondo spaccato in due, la natura da un lato, la vita, il mondo della vita dall'altro. Avviandomi alla conclusione, vorrei sottolineare la singolare ma forte convergenza tra le tesi degli autori della crisi della scienza e i contenuti proposti da quella serie di iniziative che possono essere definite come la azione della Chiesa degli ultimi 20 anni per rivedere, questo è il termine che viene usato, il processo di Galileo e per procedere alla riabilitazione di Galileo dopo la condanna del 1633. Convergenza forte, le affermazioni sono le stesse. La Chiesa è impegnata in quest'opera di revisione del processo con una cauta e parziale ammissione delle proprie responsabilità, il processo a Galileo intendo dire, perché si rende perfettamente conto che non può svolgere un magistero efficace in un mondo dominato dalla scienza e dalla tecnologia, portandosi dietro il marchio infamante di aver condannato quello che è considerato uno dei padri fondatori della scienza moderna. Da questa volontà è nata a partire dal 1991, per iniziativa dell'allora pontefice Wojtyla, una serie di iniziative cosiddette revisione del processo di Galileo, la quale si è conclusa dopo 15 anni molto controversi con una sentenza di piena autoassoluzione della Chiesa dalla colpa di aver condannato Galileo. Lo stato dei fatti, secondo la conclusione di quel nuovo processo, è che sì, ci furono delle colpe. Diciamo così, le colpe si possono dividere a metà, 50 Galileo, 50 non la Chiesa, i giudici. Fu colpa per la parte della Chiesa di giudici che non avevano la sensibilità per capire qual era la situazione e che emisero una sentenza troppo severa. Non della Chiesa, i giudici, soggettiva la colpa, non istituzionale. Dall'altra parte Galileo metà della colpa, perché tenne un atteggiamento arrogante, perché pretendeva di convincere che la struttura del mondo era copernicana anche se non aveva una prova fisica del moto della Terra. Galileo voleva semplicemente affermare la libertà di pensarlo, non di convincere gli altri, e quindi match nullo, pareggio tra Galileo e i suoi giudici. Ma la cosa che premeva di più a quell'operazione era di scagionare la Chiesa come istituzione e di scagionare il pontefice dalla responsabilità. Non fu colpa né della Chiesa né del pontefice, fu colpa di entrambi, ci fu, è un'espressione di Giovanni Paolo II, reciproca incomprensione, cioè l'uno non capì l'altro. Questo era vero, non si erano capiti, ma questo non convinceva l'uno a mettere in galera quell'altro, questo è il problema e lo scandalo. Bene, errore quindi umano e soggettivo quello dei giudici che non coinvolge né Chiesa né Pontefice. Come dissero alla fine di questo processo, il caso Galileo è definitivamente chiuso. La scienza e la religione marciano adesso in piena sintonia, avendo ognuno capito i loro diversi campi. Naturalmente il campo morale, il campo dell'etica è di competenza
la Chiesa pretende che sia di propria esclusiva competenza, lascia libero fino a un certo punto il campo della ricerca, come se non assistessimo quasi quotidianamente al riproporsi dell'antico conflitto tra l'esigenza di libertà della ricerca e l'idea e la volontà di un controllo preventivo autorizzante gli sviluppi della medesima. Per il variegato, ho concluso, vi tolgo da questo bagno di sudore. Per il variegato e imponente complesso delle reazioni suscitate e di entusiastico apprezzamento o di severa riprovazione, per aver suscitato grandissimo scandalo in filosofia, in scienza e in religione, marcando un momento forte di trasformazione dei rapporti tra uomo e natura, il saggiatore deve dunque essere considerato uno dei grandi classici della cultura moderna. D'altra parte, a quel testo compete meritatamente anche il titolo di grandissimo tra i capolavori dell'intera letteratura italiana in prosa. Avete avuto degli assaggi nei testi che ho letto della qualità del Galileo scrittore. Non si può non sottoscrivere il giudizio di Giacomo Leopardi, il quale tributò la propria incondizionata ammirazione a Galileo, non solo per le ragioni che ho già citato, la lucida analisi della condizione umana, severa, strettamente aderente a ciò che possiamo imparare dall'analisi della natura, ma tributò un grande omaggio perché aveva offerto un modello inimitabile di scrittura letteraria. Una scrittura letteraria nella quale l'eleganza dello stile si coniugava perfettamente e costantemente con la solidità degli argomenti. Leggiamo il giudizio vergato nello Zibaldone da Leopardi. Galileo costituisce uno straordinario esempio di scrittore, rarissimo nella nostra tradizione, insisto, rarissimo nella nostra tradizione, dove la letteratura è gioco, è fantasia, ma non è contenuto, non è sostanza, nel quale Galileo la bellezza del dire non fosse scompagnata dall'importanza dei pensieri e delle cose. Grazie.